Benvenuti tutti in questo primissimo video di questa rubrica che, nella mia idea, sarà la rubrica di punto, ovvero la rubrica di spicco dell'intero canale. Sicuramente col tempo cercherò sempre di migliorarmi, quindi di migliorare il format, ma soprattutto di migliorare e affinare, perfezionare la qualità in generale dei contenuti che vi propongo. Prima di proseguire vi ricordo di iscrivermi qui sotto nei commenti, ovviamente qualsiasi consiglio da parte vostra sarà assolutamente ben accetto, vi chiedo solamente di mantenere una certa educazione, una certa sensibilità, perlomeno adeguata anche agli oggetti del nostro intrattenimento. Come potete vedere, indosso dei guanti bianchi, cosa che farò sempre per rispetto dei documenti d'epoca. Ma bando alle ciance e proseguiamo. Come potete vedere, quest'oggi siamo in compagnia di uno splendido settimanale, ovvero con la precisione la Domenica del Corriere. La Domenica del Corriere dovete sapere che è un settimanale che appunto usciva la domenica ed era il supplemento illustrato del Corriere della Sera. Questo significa che chiunque avesse l'abbonamento al Corriere della Sera riceveva gratuitamente anche questa copia della Domenica del Corriere. Per chi invece volesse acquistarla separatamente, come possiamo vedere qui, costava 20 centesimi la copia. Nello specifico siamo davanti al numero 34 del 26 agosto del 1923. Esaminiamo prima il disegno, quindi l'illustrazione, come vediamo sempre di Beltrame, è stato pensato per 40 anni l'illustratore della Domenica del Corriere. In questo disegno, che cosa è illustrato? Normalmente è illustrato uno degli avvenimenti più, diciamo, importanti o più interessanti, che poi all'interno saranno, riportati, comunque che sono successi nell'arco di questa settimana, cioè quella del 26 agosto 1923. Nello specifico, guardate che bello, vediamo un battello che batte bandiera italiana e invece altre piccole, imbarcazioni che invece hanno una bandiera inglese. Qua invece c'è il soggetto del disegno. Leggiamo che cosa viene scritto. Una trionfale vittoria sportiva italiana. Il nuotatore Tiraboschi ha passato a nuoto la Manica, superando in ore 16 i 37 km che corrono fra le due rive del canale, battendo così ogni record precedente. Agli applausi della folla inglese egli ha risposto, volgendosi al tricolore che sventolava sul battello che l'ha scortato e gridando: Viva l'Italia! Ma proseguiamo ora con l'articolo che ho selezionato per voi. Io mi sono messo un riferimento qui per svoltare la pagina, eccoci qua, sempre con molta cautela, mi raccomando. Prima però di passare all'articolo, vediamo che nella stessa pagina c'è un'immagine con una didascalia che in realtà sono interessanti in quanto possono porci qualche spunto. Nello specifico leggiamo. Un vero trionfo per l'Italia, ha segnato la riunione mondiale presso l'Ufficio internazionale del lavoro a Ginevra, convocata per esaminare i provvedimenti adottati dai vari stati riguardo all'occupazione dei minorati dalla guerra. La legislazione italiana a favore dei mutilati è risultata incomparabilmente la migliore. Quasi tutti i delegati portavano i segni gloriosi delle loro ferite e ciò ha conferito una particolare solennità al convegno. Quindi diciamo un'immagine, un particolare di questa storia che ci può far riflettere, storie che probabilmente difficilmente troverete nei libri di storia perché sono dei piccoli dettagli, dei piccoli avvenimenti.
Ma vediamo ora l'articolo. Ecco, il titolo è Un pericolo eliminato, apparecchio segnalatore per passaggi a livelli. Allora, io vi voglio prima far notare l'immagine. L'immagine non si capisce molto bene, ma se notate questa è una strada, ok? Questa è una strada, quindi curva un po' così, mentre questi sotto sono i due binari. Guardate invece, questo qua è proprio l'apparecchio segnalatore, quindi non abbiamo delle sbarre che scendono, ma probabilmente solo delle luci che si accendono al passaggio del treno. Intanto interessante anche quello che c'è scritto, ovvero alti il treno, poi abbiamo degli spazi pubblicitari in alto a sinistra e a destra, in realtà anche uno in centro, vedete pubblicità c'è scritto, quindi sono degli spazi pubblicitari, e sotto poi troviamo scritto Ferrovie di Stato, e poi qua c'è scritto una cosa secondo me molto divertente, che è praticamente questo particolare, ovvero c'è proprio scritto: quando la morte scende, apparecchio guasto. Ecco, questo che cosa significa? Vedete il particolare della bandiera morte? Ovvero che quando scendeva, da qui no, era posizionata, scendeva la bandiera con su disegnata la morte, quindi il teschio con le quattro ossa incrociate, significava che l'apparecchio era guasto e quindi non segnalava effettivamente il passaggio del treno, e quindi bisognava fare attenzione, affidarsi alla propria attenzione per il sopraggiungere del treno. Ma passiamo adesso invece alla lettura. Se in avvenire nei passaggi a livello vi saranno dei segnalatori automatici che salveranno i passanti avvertendoli che il treno è vicino, lo si dovrà ad una disgrazia miracolosamente evitata. Interessante che già in questa prima frase si fa riferimento all'avvenire, quindi si fa riferimento al futuro, e c'è scritto una cosa molto interessante che per noi ormai è scontata nel 2019. Proseguiamo. Un giorno un signore si trovava con l'automobile in vicinanza di un passaggio a livello. L'automobile procedeva quasi a passo d'uomo e poiché quel passaggio era pericolosissimo, così prima di attraversarlo fu stabilito che lo chauffeur, scusate il mio francese, guardasse attentamente a un lato della strada ferrata, mentre il signore guardava al lato opposto. Date queste precauzioni, nella piena sicurezza che il treno non poteva essere vicino, quantunque in quel punto la ferrovia facesse una svolta, l'automobile attraversò le rotaie. La vettura non aveva ancora oltrepassato la seconda rotaia che la vaporiera sbucò fulminea, sbuffante, terribile, come se fosse sorta improvvisamente dal terreno. In un attimo il mostro di ferro fu a ridosso della fragile vettura, che ne ebbe violentemente sfiorata e contusa tutta la parte posteriore, senza però essere rovesciata e senza che i due prudentissimi automobilisti ne riportassero la più leggera contusione. Il pericolo scampato così miracolosamente mise nell'animo di quel signore un desiderio ardente, tenace, invincibile, di trovare un mezzo di segnalazione con cui scongiurare il pericolo di cui egli stesso avrebbe potuto essere vittima, malgrado la sua circospezione. Il viaggiatore rimase ossessionato da questa idea e lavorò, studiò, provò, riprovò, tentò, instancabile, cocciuto, sostenuto nel suo morale dalla speranza di aver tra le mani il bandolo di una matassa aggrovigliata che, sciolta poco a poco, pazientemente, doveva condurlo a una grande scoperta. E vinse. Quindi, il dottor Carlo Concato riuscì a costruire un apparecchio di segnalazione che egli poté esaminare dapprima sulla linea di Treponte presso Brescia. Ad onta dei frequenti sabotaggi, la gioia di far del male l'unica forza di alcune anime perverse, l'apparecchio funzionò così meravigliosamente che gli ingegneri delle stazioni vicine di Brescia e Verona ne furono entusiasti al punto da interessarsi egli stessi per ottenere dal governo italiano l'autorizzazione di applicare l'apparecchio in un passaggio a livello pericoloso e difficile delle ferrovie dello Stato. Chi scrive ha assistito di persona
ad un esperimento fatto con il segnalatore concato e può dire che l'esperimento è riuscito così perfettamente in tutte le sue più difficili e complicate circostanze da mettere nell'animo un senso non solo di meraviglia, ma di vera e propria commozione. Chi ha visto funzionare l'apparecchio e ne ha constatata la perfezione può affermare con sicurezza che d'ora innanzi le disgrazie che di continuo avvengono nei passaggi a livello più pericolosi, poiché a svolta brusca, non si verificheranno che in caso di distrazione o noncuranza di certa gente che cammina senza guardare dove posa i piedi e dove corrono i suoi veicoli. In questi giorni l'apparecchio è stato installato e facilmente collaudato al passaggio a livello chilometri 1063 sulla linea Roma-Albano. Questa prova era stata disposta dalla Direzione Generale dei Lavori delle Ferrovie dello Stato dopo lunghi studi ed esperimenti ripetuti anche con altri apparecchi ed altri metodi. Assistevano alle prove la commissione tecnica appositamente costituita dal Ministero per le segnalazioni protettive nei passaggi a livello. Pensate, avevano un ministero. I tecnici della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, alcuni senatori e deputati, tutti ne ricevettero un'impressione di completo successo, cosicché l'apparecchio sarà adottato dalle ferrovie italiane. Il dispositivo concato segnala il passaggio dei treni per mezzo di una segnalazione ottiche ed acustiche. Esso viene collocato attraverso la strada, altezza di circa 6 metri. In modo da essere veduto dalle due parti del passaggio, è costituito da un grande quadro fra due attacchi, con fronte centrale, sede delle segnalazioni, larga circa 2,5 metri. Un cimasu di lamiera porta la leggenda, alt, il treno, la quale non è visibile quando l'apparecchio non funziona e si illumina sfarzosamente quando il treno è a una certa vicinanza dal passaggio a livello. Una campana e un crapson squillano fortemente quando la vaporiera è vicina. Contemporaneamente si accendono 5 lampadine da 50 candele ciascuna, destinate ad illuminare due grandi quadri reclame disposti ai due lati del centro segnalatore. Quindi qua c'è anche un dettaglio tecnico interessante per gli elettronici o gli elettrotecnici, insomma, sulle lampadine misurate in candele. Nella parte inferiore del quadro reclame è inclusa in apposita guaina una bandiera. Sull'esterno della guaina è scritta la leggenda: quando scende la morte, apparecchio guasto. Sulle due parti della bandiera, dipinta in rosso, è traforata una testa di morto. Quando l'apparecchio funziona, la bandiera rimane nella guaina e scende solamente quando il dispositivo, per una causa qualsiasi, non funziona. Due fari rossi ad occhio di bue sono collocati a destra e a sinistra della guaina e si illuminano quando scende la bandiera, con la immagine del rischio, dando una chiara impressione dell'imminenza del pericolo. Alla discesa della bandiera squilla un campanello d'allarme ad avvertire il più vicino posto di servizio ferroviario che l'apparecchio segnalatore funziona. Quando le prime ruote della macchina del treno che deve transitare sul passaggio a livello entrano nella sezione estrema del binario preparato, d'improvviso suonano simultaneamente la campana ed il crapson. Si illumina la dicitura trasparente a caratteri eubitali, alti il treno! Si accendono le 5 lampadine esterne, l'occhio rosso di bue, preavviso e squilla sonora la rispettiva campana. Tali segnalazioni ottiche ed acustiche perdurano finché il treno non è completamente transitato dal passaggio a livello. Qualora in causa di un guasto l'apparecchio non potesse funzionare, l'attenzione dei passeggeri è reclamata dalla morte luminosa della bandiera che scende giù dal quadro delle segnalazioni e dall'accensione di due fari rossi indicanti grave pericolo. Anche prescindendo dalla descrizione particolareggiata degli elementi tecnici costitutivi dell'apparecchio, facilmente si capisce dalle cose sopradette che il dispositivo è di grande ed indiscussa praticità, la quale, unita al poco costo, fa che con quello sia risolto in modo geniale ed efficacissimo il grave problema che gli stati si sono imposti di affrontare per la incolumità pubblica nei passaggi a livello. Firmato G.F. Un articolo direi molto interessante che ci fa riflettere
su quanto in realtà fosse importante l'incolumità, no? Dei passaggi a livello, quindi delle persone, e gli sforzi che si provavano a fare. Personalmente io non ho mai visto un apparecchio del genere. Se voi per caso ve lo ricordate o qualche nonno ve ne ha parlato, avete qualche foto, mi raccomando scrivetemelo nei commenti, oppure che magari potrei inserire nel prossimo video. Io sinceramente con questo articolo mi sono divertito e ho appreso un particolare in più della nostra storia, quindi della storia in particolare dell'Italia, perché l'inventore appunto era Carlo Concato. Con questo è tutto, e se ancora siete rimasti curiosi, non dimenticate di seguirmi in un prossimo video.